Ciao a tutti, nuovo video, secondo capitolo di questa rubrica sulla narrativa italiana contemporanea. Se non avete visto il primo video di questa rubrica, ve lo lascio giù in descrizione e quindi partiamo con i libri di oggi. Primo dei tre libri, e quindi dei tre autori di cui voglio parlarvi oggi per quanto riguarda la narrativa italiana è Miden di Veronica Raimo, pubblicato nella prima metà del 2018 da Mondadori, uno di quei romanzi che mi ha fatto capire come Carlo Carabba, nuovo direttore editoriale per quanto riguarda la narrativa italiana a Mondadori, stia facendo un ottimo lavoro. Ho comprato e letto Miden perché ne avevo sentito parlare molto bene già prima che il libro uscisse, e questa non è una cosa molto usuale in Italia. Di solito i libri escono e poi magari vengono con molto tempo valutati, rivalutati, rimbalzati attraverso premi o recensioni di testate importanti. Invece, per quanto riguarda Miden, ne avevo sentito parlare molto bene già prima. Mi ero incuriosito e quindi lo avevo recuperato e letto subito e avevo capito perché se ne parlasse così bene e anche prima dell'uscita. La storia in breve: una coppia che la Raimo chiama il compagno e la compagna si sono trasferiti da poco a Miden, che è un paesino in questo contesto distopico. Una distopia, però, che è più uno sfondo, un background, è un'ambientazione in cui raccontare questa storia, ma non ha realmente i toni della distopia. La relazione, la vita sentimentale tra loro due viene sconvolta quando un giorno suona alla loro porta una ragazza, una allieva di lui, che fa il professore, raccontandole di essere stata molestata dal compagno della protagonista. Questo ovviamente porterà a moltissimi scenari e conseguenze. La cosa più interessante che la Raimo fa in questo romanzo è dividere la narrazione in due punti di vista, due prime persone singolari, in brevissimi capitoli alternati, 2 o 3 pagine che si alternano, il compagno e la compagna. Due punti di vista che spesso non sono d'accordo, che spesso non vanno di pari passo, ma per questo rendono la vicenda molto interessante e il libro estremamente ritmato, un ritmo forsennato che non permette al lettore di interrompere la lettura. È un libro che si legge tutto d'un fiato, è un libro di circa 200 pagine che si legge potenzialmente anche in un giorno, perché è scritto molto bene, è scritto veramente bene. Veronica Raimo, scrittrice classe 78 romana, è di quella generazione di scrittori italiani che hanno esordito con Minimum Fax nella collana Nickel, come Paolo Cognetti, Nicola La Gioia, Francesco Pacifico. Questo è un libro che, per la tematica di cui tratta, in fase di pubblicità, di marketing, è stato accostato ovviamente ai recenti casi, al caso Weinstein e a tutto il movimento MeToo. Ma la Raimo, in un'intervista, ha spiegato che in realtà questo romanzo è stato scritto e ideato soprattutto molti anni prima e che la vicenda gli è stata ispirata da un fatto realmente accaduto, non direttamente a lei, ma a un suo ex ragazzo che è stato accusato di aver molestato una ragazza. Sempre in questa intervista la Raimo spiega che inizialmente il romanzo doveva essere scritto soltanto dal punto di vista di lui, soltanto dal punto di vista maschile, ma in fase di scrittura aveva capito che qualcosa non funzionava e infatti proprio questa alternanza tra il punto di vista di lui e il punto di vista della compagna, che in realtà è leggermente esterna, estranea anche alla vicenda, questo punto di vista aggiuntivo rende il romanzo molto più forte e anche molto più interessante, perché la Raimo non cade nel tranello di fare un romanzo retorico o moralista. Tutt'altro. Sarebbe stato facile fare un romanzo in cui metteva alla berlina il personaggio maschile. Sarebbe stato facilissimo e avrebbe reso questo romanzo molto manicheo, superficiale. Invece alla Raimo non interessa, o interessa fino a un certo punto, la colpevolezza o la non colpevolezza e soprattutto il dimostrare la sua colpevolezza o la sua innocenza.
ma ragiona ed esplora il binomio accusa-non accusa. Già il solo fatto di essere stato accusato di aver molestato questa ragazza porterà nella vita di lui delle conseguenze devastanti e queste conseguenze si espanderanno alla vita della compagna. Ed è molto interessante questa riflessione. Inoltre, la cittadina distopica di Miden, una cittadina nata per essere un paradiso in terra, in cui una iperburocratizzazione ha praticamente eliminato la criminalità e il male in senso lato, in un contesto come quello è incredibile come un'accusa di questo tipo possa destabilizzare un'intera comunità. E soprattutto come una comunità intransigente e incapace di reagire razionalmente a qualcosa possa fagocitare delle persone reali. Insomma, un romanzo che mi è piaciuto tantissimo, lo consiglio a chiunque e sarebbe stato molto più interessante se alla cerimonia del primo strega della settimana scorsa ci fosse stata anche Veronica Raimo tra le concorrenti, perché ho visto molta solidarietà femminile nei confronti delle candidate allo Strega, indipendentemente dai libri e dai romanzi presentati. E visto che 2 su 5 dei libri finalisti allo Strega erano delle biografie, io avrei trovato molto più interessante e sensato trovarci Miden. Dopo Miden passiamo a Tutto male finché dura di Paolo Zardi per Feltrinelli. Sempre una novità, diciamo, un'uscita della prima metà del 2018. Paolo Zardi, scrittore classe 70 di Padova, ingegnere, ha scritto 3 romanzi per Neo Edizioni, una piccolissima casa editrice. E con XXI Secolo è stato finalista allo Strega. Grazie a questo, grazie a questa vetrina anche, è riuscito ad arrivare in Feltrinelli per il suo primo romanzo per una grande casa editrice. Questo è un'anomalia. Questo che ho in mano è un'anomalia. Perché? Un'anomalia soprattutto nel contesto della narrativa italiana. Perché è una commedia? Perché si basa su uno stile ironico, sarcastico, e di commedia nera grottesca che in Italia non si fa, semplicemente non si fa. I motivi per cui si vedono pochissime commedie negli scaffali delle librerie italiane sono diversi. Si pensa spesso che il pubblico prediliga i drammi, prediliga le storie drammatiche, e probabilmente è anche così, ma se non si prova mai a offrire al pubblico qualcosa di diverso, ovviamente il pubblico leggerà quello che viene offerto. Feltrinelli è stata coraggiosa, io sono andato a sentire Paolo Zardi quando è venuto alla Feltrinelli di Verona a parlare e sono riuscito anche a fargli un paio di domande e gli ho chiesto anche se è stato difficile pubblicare questo romanzo, questo tipo di romanzo, perché oltre ad essere una commedia, questo romanzo ha un'altra anomalia all'interno del contesto italiano, ha un protagonista non positivo. Ha un protagonista grigio, un protagonista con cui è molto difficile empatizzare perché è un protagonista che vive di espedienti, non ha un reale lavoro, che ha abbandonato la sua famiglia e che ritorna dall'ex moglie e dalle 2 figlie solo quando ha problemi economici, che ha un rapporto abbastanza malato e perverso con il sesso e la sessualità. Ma tutto questo viene presentato e raccontato soprattutto da Zardi in un modo incredibilmente frizzante. La prosa di Zardi è elegante e semplicissima, e questo è assolutamente un pro, perché scrivere in maniera semplice è molto più difficile che scrivere in maniera arzigogolata e inutilmente complessa. In questo modo, e quindi lavorando sulla pulizia della prosa, Zardi riesce a raccontare dei personaggi che in realtà sono delle persone in una maniera molto onesta. Hemingway diceva che la più grande virtù di un romanzo è l'onestà. Questo è un romanzo onesto, onesto non perché nel titolo c'ha scritto storia vera, tratto da una storia vera. Quella non è onestà, quella è un falso mito, quello è uno specchietto per le allodole. Zardi racconta di un'Italia che è sì l'Italia di tutti i giorni, ma è un'esagerazione perché è
una commedia, quindi all'interno della commedia tutte le situazioni vanno esagerate, vanno rese un pelino sopra le righe per passare anche un messaggio oltre che raccontare una storia con dei toni diversi. È ambientato in una Milano divisa completamente in due, una Milano che è popolata da una società binaria. Da una parte chi ha i soldi e si può permettere una vita agiata o comunque benestante, dall'altra i miserabili, coloro che non riescono ad arrivare alla fine del mese. E Zardi, ovviamente, punta su di loro l'obiettivo. È un romanzo, secondo me, prezioso, un romanzo molto bello, e ce ne fossero di romanzi così negli scaffali delle librerie italiane, perché servirebbero romanzi, perché sono storie ben raccontate, con una loro identità, con una loro originalità, senza moralismi ipocriti, senza retorica, senza la retorica di fondo che spesso anche il pubblico medio vuole e pretende. Quindi, anche in questo caso, come per Miden, un libro che consiglio a chiunque. Terzo e ultimo romanzo di cui voglio parlarvi oggi, Il Grido, Luciano Funetta, chiare lettere, collana narrazioni, primo nato di questa collana a tema distopico, perché voglio parlarvi di Luciano Funetta soprattutto. Luciano Funetta è diventato, diciamo, abbastanza noto nell'ambiente letterario con Dalle Rovine, pubblicato per Tunué, candidato allo Strega, non mi ricordo più se era arrivato nei 12, mi sembra. Un romanzo, che ha un po' diviso, ma che sicuramente ha presentato al mondo dei libri italiani, uno scrittore con la S maiuscola, uno che sicuramente sa scrivere. Questo, come vi dicevo prima, è un romanzo distopico, ma anche qui non vi aspettate una distopia all'americana. La distopia in questo caso è la possibilità per Funetta di alzare l'asticella e di avere intanto delle briglie più comode, più sciolte, e poter esagerare e alzare i toni fino a quanto vuole, perché la distopia permette anche un certo grado di sospensione dell'incredulità. In più dà la possibilità a Funetta di raccontare una location, un'ambientazione molto più esageratamente brutta, ripugnante, disgustosa rispetto alla realtà. Diciamo il lato oscuro di quella che potrebbe essere un futuro prossimo. Non voglio parlarvi della trama del Grido perché assolutamente non è per questo che dovreste leggere Il Grido, non è per la trama, non lo è mai e soprattutto in questo caso. Vorrei invece parlare di come Funetta racconta storie, perché alla fine dovremmo sempre cercare di tornare al nocciolo della questione, al nucleo. I libri sono delle storie e la cosa più importante all'interno di un libro non è quello che si può trovare nella quarta di copertina, ma come il nome e il cognome che c'è scritto sulla copertina ha deciso di raccontare a te, lettore, quella storia. Una delle prime cose, una delle capacità più importanti di un venditore, per esempio, è quella di fare delle domande che all'interno della domanda stessa implichino la risposta affermativa di colui che viene posta la domanda. Questo perché un venditore non può permettersi di avere un no come risposta. Ecco, nella stragrande maggioranza dei casi, nella narrativa, nei libri, la prosa di uno scrittore è come la domanda di un venditore. Forza al lettore a dire come scrive bene questo scrittore. Perché, nel caso in cui la storia, le vicende, le decisioni dal punto di vista narrativo che vengono prese non piacciono o non siano coerenti con, diciamo, il pensiero di chi legge, almeno, chi legge potrà dire è scritto bene. Questo però è ovviamente un modo di manipolare il lettore. Luciano Funetta, invece, che suo malgrado anche da questo punto di vista, parla a una nicchia, non è uno scrittore da classifica, non è uno scrittore che pubblica per una grande casa editrice, quindi il suo pubblico è una nicchia, può permettersi di mettere in campo una prosa che
può non piacere. È una prosa che ti mette davanti a un bivio: mi piace o non mi piace? Ma soprattutto è una prosa che sporca il lettore, che lascia delle tracce sul lettore anche dopo che si è finito di leggere il libro. E questo è il pregio maggiore, secondo me, di Luciano Funetta. Questo romanzo in particolare potrebbe ricordare un film di David Lynch, che gioca con il grottesco, con l'onirico soprattutto, e che sfiora appena il surreale, senza però rischiare di caderci dentro. È un romanzo che parla di ossessioni, che parla di società, di società malata, del male della società, ma parla anche in realtà di amore. Lo fa con lo stile di Funetta, lo fa attraverso un filtro distorcente, ma riesce a passare delle emozioni che sono vere, sono assolutamente vivide. Questo, a differenza di Miden e di Tutto male finché dura, non è un romanzo per tutti, non perché chi lo ha apprezzato, chi lo ha letto è più intelligente di chi non lo legge, di chi non lo ha apprezzato, tutt'altro. Perché, come vi dicevo prima, screma, è una prosa che screma, che divide. Quindi vi direi di avvicinarvi a Luciano Funetta solo se siete pronti a leggere qualcosa che potrebbe non piacervi. Ed è anche una cosa positiva, perché a volte si tende a rimanere nella propria comfort zone, a leggere cose che possono piacerci, che sappiamo, che siamo certi che ci piaceranno, e non sempre questo è stimolante dal punto di vista intellettuale. Bene, il video finisce qua. Come sempre qua sotto trovate i link Amazon a questi libri, se comprate una piccola percentuale arriva a me. Come sempre fatemi sapere qui sotto se avete letto questi libri, se vi ha interessato, se conoscevate questi scrittori. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!